Buona festa a tutti. Buona, grazie. Grazie. Celebriamo. No? Ringraziamo il Signore per questa opportunità di celebrare insieme l'Eucaristia. E per voi, gli studenti che concludono gli anni di studi di teologia. Grazie a Dio, finalmente. No? Ringrazio il nostro rettore magnifico, o magnifico rettore, che è proprio il rettore, per il suo appoggio a questo evento, e anche alla comunità dei figli di Maria Immacolata, no? Per questo giardino, il castello. No? E dopo la messa, coloro che hanno bisogno di posti per le vacanze, la comunità è disponibile ad accogliere noi. Il rettore, il cuore batte. Io dico la verità, ho paura di predicare questa omelia davanti agli esperti, i professori, il decano, il capellano e voi esperti nella teologia. Però ho più paura perché io non ho studiato in Italia, no? E io faccio soffrire gli italiani quando parlo italiano, no? So, pazienza. E, non tutti sono italiani, no? So, voi comprendete, no, gli sbagli e anche la difficoltà, no? Okay. E, siamo fortunati, benedetti, perché celebriamo questa conclusione dell'anno accademico per voi durante questa festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa. Io non vorrei fare un discorso teologico, no? Ma solo per ricordarvi alcuni punti che mi sembra molto importanti per qualcuno che ha studiato la teologia e che cosa portate con voi dopo gli studi. E lo spirito di San Benedetto ci aiuta anche, no, in questa riflessione. Il primo punto. Dal libro dei Proverbi, no? C'è questa realtà che noi, specialmente noi esperti, specialisti, spesso dimentichiamo. Il Signore dà la sapienza. Il mondo ha tanti esperti, però pochi saggi. Noi cerchiamo la specializzazione, perché è una cosa buona, no? Specialmente nell'ambito di teologia, filosofia. No? La specializzazione è una cosa buona e necessaria. Però non tutti gli esperti sono saggi. E la sapienza è un dono del Signore. Per questa ragione, un esperto nella teologia deve pregare con umiltà, portando al Signore la sua debolezza, la sua necessità, per la sapienza che solo il Signore può dare. E questa sapienza
è radicata nel timore di Dio. Timore di Dio. San Benedetto parlava spesso dell'obbedienza. Non è un timore di un schiavo, ma è un timore del rispetto davanti a una persona che è più grande di me. È un timore che è motivato dall'amore, dall'umiltà, dalla riconoscenza della mia piccolezza e la grandezza del Signore. Speriamo che gli studenti di teologia, specialmente nell'università missionaria, urbaniana, pontificia, siano saggi perché pregano e sono pronti a ricevere il dono del Signore, nel spirito non dell'orgoglio, ma di obbedienza, del timore di Dio. Ok? Va bene. È comprensibile? Posso cominciare? No, questa è l'introduzione. No, sto scherzando. Abbiamo qui un liturgista, la vera natura di un'Elia. No? Ok, il primo punto della prima lettura, la saggezza, no? La saggezza. E per favore, no? Specialmente in questo momento di pandemia, emergenza generale, no? Globale. Noi abbiamo bisogno di leader umili che cercano il dono di saggezza, invece di pretendere che sanno tutti, però in verità, no, ok. Il secondo punto dal Vangelo, la domanda di Pietro, no? Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, ma cosa dunque ne avremo dopo 4, 5, 6 anni dello studio di teologia? Cosa dunque ne avremo? Che cosa? Una parrocchia in un villaggio. Ma dopo 6 anni di teologia, un villaggio. Ma perché non una cattedrale? Sono esperto in liturgia, ma perché non il posto del cerimoniere ufficiale, no? Del vescovo? Ma perché il caricato dei chierichetti? Ho scritto la mia tesi sulla collegialità episcopale, ma no, subito vescovo. Ma voi, qual è la vostra domanda a Gesù Cristo? Che cosa dunque ne avremo? Pietro e gli altri hanno lasciato tutto. Ma che cosa hanno avuto? Hanno lasciato tutto, ma hanno ricevuto tutto. Tutto in Gesù Cristo. L'amore di Dio incarnato. Chi segue Gesù riceve tutto.
Gesù non ci dice di non amare la mamma, il padre, i figli, i campi, no. Però con l'amore di Gesù Cristo in noi amiamo tutti nella prospettiva dell'amore divino. È un amore più puro, un amore più missionario. Speriamo che gli studi teologici siano una via per conoscere meglio Gesù. Non sono concetti, non sono nozioni. I concetti sono importanti, però senza la conoscenza della persona di Gesù Cristo, la teologia falsa, non è la vera teologia. La vera teologia ci guida all'incontro personale con la persona che è sempre presente in tutti gli argomenti che noi studiamo. E per questo la pedagogia teologica non è contraria alla spiritualità, alla vita missionaria e anche pastorale, e la conoscenza di Gesù Cristo. Leggendo sul Gesù Cristo nei libri, deve continuare nel vedere Gesù Cristo nei sacramenti, negli altri, nei prossimi, nei poveri. È una cosa integra, integrale, olist. E non lamentare che, oh, ho perso tutto il tempo, no, studiando per la mia difesa di tesi, no? Ma c'è un nuovo cinema, Netflix. Che vorrei guardare, però questa tesi, no, disturba la mia felicità. No? E cosa ricevo, no, in ritorno per queste ore perdute nel studio? No? Speriamo che ricevete l'assicurazione che la persona di Gesù, è il tutto della sua vita. E finalmente, terzo punto, finalmente. Qualcuno ha detto che la teologia non è una parola su Gesù Cristo o su Dio, o dire qualcosa su Dio. La teologia è dire Dio. Dire Dio. La testimonianza dei grandi santi, e oggi celebriamo San Benedetto, le loro testimonianze ci insegnano che ogni momento della vita noi dobbiamo dire Dio, con parole sì, però meglio con la sua persona, con i suoi rapporti, con i suoi valori, le decisioni, le
le azioni, specialmente per il bene comune. Questi sono vari metodi di dire Dio, Dio. Gesù ha detto Dio con le lacrime. Gesù ha detto Dio con il, come si dice, tatto. Quando è vietato, no? Perché una persona con lepra, è una persona impura, no? Però Gesù con la mano ha detto tante volte Dio. Io vorrei leggere le vostre tesi, però io preferisco leggere le varie maniere di dire Dio nelle vostre vite. In famiglia ci sono sposati, sono due, ma abbiamo bisogno di più l'altro fa un po' sposato. No. Sì. Che è sposato? Fra un po'. Fra un po'. L'altro. Da qualche anno. Da qualche anno. Wow, sì. E la moglie? Fidanzata. La fidanzata. Studia, lei studia teologia, la fidanzata? Fa parte di una comunità religiosa. Ah, sì. Non studia teologia. Teologia, cioè la lingua comune nella famiglia, no? Teologia. Dire Dio, con il suo sorriso, il suo amore, no? La sua fedeltà nella famiglia. E per i religiosi, religiose, i preti futuri, dire Dio ogni momento della vita, no? Dal mattino alla notte, dire Dio, con parole sì, però le parole non sono l'unica via di dire Dio. Ok, congratulations. Congratulazioni a tutti voi. Grazie. Per coloro che hanno la possibilità di tornare in patria, buon viaggio, no? E per coloro che devono rimanere qui, no? Buona fortuna. Ma sì. Buona fortuna, buona fortuna e grazie per la vostra fiducia nell'università. Ringraziamo anche i nostri professori, no? I nostri professori e l'amministrazione dell'università. Grazie a voi. Grazie. In silenzio continuiamo a questo periodo di meditazione e riflessione.